Allora, primo principio per le nostre campagne di marketing, per i nostri materiali di marketing. Ci sarà sempre un'offerta o più offerte. Punto. Cioè, non esce niente, ok? Dal nostro ufficio, dalla nostra scrivania, dal nostro negozio, dal nostro centro, ok? Non pubblichiamo niente, ok? Da nessuna parte, né sui social, né non pubblichiamo una landing page, non facciamo niente, a meno che non ci sia qualcosa che vogliamo vendere. Offerta, ragazzi, non, qui non è inteso nel senso, nell'accezione del termine di sconto, che offerta non è inteso come sconto, no, ci sarà un'offerta, cioè qualunque cosa noi pubblichiamo, vogliamo provare immediatamente a vendere qualcosa. Forse l'hai già sentito in giro, ma Frank Marenda ha finalmente portato in Italia quello che viene definito il tesoro del marketing a risposta diretta. Una piccola perla che The Millionaire Maker, il fabbricante di milionari, ha ideato nel lontano 1995. Di cosa sto parlando? Dell'unica originale newsletter mensile scritta da Dan Kennedy di suo pugno. Sono arrivati, tradotti per la prima volta in Italia, i principi fondamentali di uno dei più grandi maestri del marketing di tutti i tempi. Non ci sono trucchetti o piccole tecniche che valgono oggi e spariscono domani, ma i principi eterni del marketing. Validi online e offline, attraverso qualsiasi crisi economica e cambio radicale del mercato. Tutti i più grandi formatori di marketing mondiali hanno nella loro libreria volumi e volumi di Dan Kennedy. Lui è l'origine del marketing a risposta diretta. Per un attimo, due anni fa, il mondo del marketing e dell'imprenditoria mondiale ha temuto il peggio, quando le condizioni di salute di Dan sono peggiorate improvvisamente. Ma nel suo perfetto stile cowboy, Dan si è ripreso. È tornato in pista, con la più straordinaria newsletter lui abbia mai creato. L'unica scritta davvero di suo pugno. Per questo Frank Marenda ha deciso che il rischio che abbiamo corso è stato troppo grande per vederlo ripetersi. Il pericolo di perdere i contenuti dell'uomo che ha cambiato le sorti a migliaia di imprenditori ha spinto Frank a portare in Italia la sua newsletter. E tu, oggi, hai la possibilità di averla ad un prezzo straordinario. Infatti, se ti abboni ora a Dan Kennedy's Marketing Saloon, avrai il volume del mese corrente. Un volume in regalo direttamente a casa tua, che avrai anche in formato digitale. Una lezione di Dan Kennedy mai venduta prima, in formato video nella tua area riservata. La prima lezione di The Secret Box, il colloquio fra il genio americano e quello italiano di Frank Marenda. Tutto questo ad un prezzo irripetibile. Cosa aspetti? Abbonati ora a Dan Kennedy's Marketing Saloon. Disdici quando vuoi e lo ricevi comodamente a casa tua. Clicca subito il link qui sotto e non perdere l'offerta speciale. Ok? O in realtà, devo essere più preciso, non è che tutte le volte che noi facciamo marketing c'è un'offerta per far comprare immediatamente qualcuno. Perché? Perché ci sono molti modelli di business dove io comunque devo entrare in contatto con il potenziale cliente e devo fare una consulenza o devo rifinire quello che faccio su di lui. Quindi l'offerta sarà l'offerta di incontrarsi tendenzialmente, cioè è una call to action in realtà, cioè tutte le volte noi dovremmo dire ci sarà una chiamata all'azione, cioè la persona vede il mio marketing e io la spingo a fare qualcosa, quindi la spingo a cliccare, la spingo a scaricare qualcosa, la spingo a chiamarmi, la spingo a venire in negozio da me, ok? La spingo a incontrarci, la spingo ad accettare una mia telefonata, ok? O la spingo in alcuni casi specifici a clicca qui e compra sta roba. Questo è il concetto, ragazzi. Quindi non esce e non produciamo niente, questa è la regola del marketing per PMI vero, alla Dan Kennedy, è inutile che produciamo delle cose se non c'è un'offerta. Quindi è un invito anche là fuori a tutti i ragazzini che fanno i social media manager, che pubblicano post brillanti coi meme alla TAF, tutte quelle robe. Non fate quelle stronzate lì, ok? Cioè producete qualcosa fatto bene con un'offerta dietro, fine. Okay? Non dovete far ridere le persone, non le dovete far piangere, non le dovete far emozionare, dovete semplicemente fare in modo che queste persone vadano avanti nel processo di acquisto, vadano avanti nel funnel. In qualunque punto del funnel sono, ci sarà sempre bisogno di farle andare avanti e ci sarà sempre un'offerta, cioè staremo sempre cercando di convincerle a comprare qualcosa, perché se sto spendendo tempo o sto spendendo soldi, io ho bisogno che quei soldi rientrino. Non posso permettermi marketing che non sia legato a ottenere un risultato immediatamente. E se voi sentite la gente, i pippaioli, i professori di marketing, ma mica si può pensare solo a vendere. Sì, gli dovete rispondere, vaffanculo, l'unica cosa alla quale deve pensare un'azienda è
vendere, ok? Perché ci metti lo stesso tempo a fare marketing di merda per brand awareness, sei bravo, ci metti dentro un'offerta e fai in modo che le persone vogliano comprare, ok? Cioè, è che lo sai fare o non lo sai fare, queste sono due cose diverse, perché se tu non lo sai fare, è chiaro che me la racconti, no, ma io devo fare anche un po' la brand awareness, la creative, no, è che tu non sai vendere, tu non conosci il copy a risposta diretta, non conosci il marketing a risposta diretta, non sei in grado di fare offerte, non sei in grado di far agire le persone, quindi mi racconti la supercazzola, ma il marketing non è mica una disciplina umanistica che me la racconti, mi fai filosofia, mi racconti la supercazzola, l'interpretazione o la letteratura, no, perché il fiocco rosso sulla porta significava lo struggimento della sorella, a me quelle cazzate non me lo dovete venire a raccontare, dovete andare a fare in culo, andate a fare la facoltà di lettere, vi raccontate che l'autore quando ha messo il fiocco rosso polveroso voleva dire che lo struggimento nella guerra, okay, il marketing non ha nulla a che vedere con queste stronzate, il marketing ha tutto a che vedere con fai una roba, la gente compra, fai una roba, la gente non compra, c'hai torto, se la gente compra c'hai ragione, se la gente non compra i risultati di vendita non aumentano, c'hai torto, abbiamo finito di parlare, per questo motivo che il marketing a risposta diretta sta sul cazzo, in particolare ai creativi e a quelli che si spacciano per marketer, perché li metti davanti al fatto che hanno raccontato sempre un sacco di cazzate e con te non si possono nascondere, perché sì, tutto belle queste teorie che c'hai, abbiamo venduto di più? No, e allora vaffanculo. Perché io ho studiato che il marketing, il brand award, vaffanculo, ok? O se vendi di più vai bene, se non sai vendere di più vai o studi. Okay? Quindi mi dispiace, okay? Il marketing è molto semplice, se vende di più serve a qualcosa, se non vende di più stiamo perdendo tempo, in particolare per i piccoli imprenditori che hanno bisogno di rientrare dell'investimento il più velocemente possibile, okay? Quindi sempre nel punto numero uno, okay? Io devo pensare a questa cosa, cioè uno, che cosa gli offrirò? Cioè io scrivo qualcosa, produco qualcosa, faccio un video, qualunque cosa sia, se ho già in testa che cosa gli offrirò, se questa cosa ha, che valore avrà per lui? Ha un valore? Ok, cioè dovrò scriverlo in modo che abbia un valore. Come migliorerà la loro situazione attuale? Cioè queste sono le domande che mi devo fare. Qualunque pezzo di... prima di mettermi a fare i meme sui social e tutte quelle stronzate lì, io mi devo concentrare, devo pensare. Cosa gli offro? Ok? Come questa cosa avrà un valore per loro e come migliorerà la loro situazione attuale. Se io non riesco a dire queste tre cose, non riesco a parlare a un pubblico target, non riesco a dire queste tre cose, molto probabilmente il mio pezzo di marketing sarà una stronzata e farà schifo, ok? Quindi questo è il dato, ok? Non è più difficile di così, non è più difficile di così. Fermo, dove credi di andare? Te ne stavi andando senza iscriverti al canale, vero? Vedi di non farmi arrabbiare, iscriviti subito e attiva la campanellina. Non vorrai mica perderti la prossima diretta con tutte le strategie utili per raggiungere il successo, giusto? Allora fai il bravo, iscriviti ora.